Scuola No, Romero. io ti vorrei rispondere con la terza via, quella suggerita dal film, ma insomma mi sembra una caduta di stile così, ma era servita un piatto d'argento. Che però Ma sulle canarde no, andava via. benissimo, era Sì, perfetto. esatto. Come se fosse. Come se Grazie. fosse. Come se fosse Fregna. 42. Si chiama profezia dell'armadillo. Ogni previsione ottimistica fondata su elementi soggettivi e irrazionali, spacciati per oggettivi e logici, destinata ad alimentare delusione, frustrazione e rimpianti. Potrebbe essere più chiaro? Un vademecum per prendersela nel culo. Allora, io inizio con la stessa domanda che ho fatto a Scaringi. Lui a un certo punto dice che l'armadillo è il suo Gremlins e in effetti all'interno del film e anche di tutti i fumetti Zero Calcare ritornano questi grandi film di formazione. Voi fate pure la citazione di Blanca. Qual è il vostro film di formazione? Poi c'ho dei film che però se li dice sembrano, capito, che lo sta a fa apposta per rimarcare il fatto che il cinema, non lo so, a me piacciono talmente tanti, ce ne sono stati. Cioè sembra strano, però per esempio un film a me che per me è stato formativo, più che altro mi ha cominciato a far capire, è stato C'era una volta in America. Che da lì quando l'ho visto ero ragazzino, me lo fece vedere mio papà e quella è stata una cosa che un po' ma. Ti posso dire quello, non ho questa generazione tipo i Gremlins o Ritorno al futuro o altri. Certo. Sembra da secchione, però è così. Io ho dei film a cui sono affezionatissimo e che proprio ci ho passato intere estati e sono, come dicevo prima, quasi tutti i film di Robbie Williams, in particolar modo Jumanji e Hook e Flubber e L'attimo fuggente e praticamente tutta la filmografia dei e poi E.T. era un altro film che me lo vedevo in continuazione e poi ci sono altri film che invece mi hanno formato sotto altri aspetti e che se rivedo in TV posso rivedermeli anche per la centesima volta, che sono praticamente tutti film di Scorsese. Io ribadisco quello detto poco fa, la trilogia di Guerre Stellari e Incontri ravvicinati del terzo tipo. Bello. Non te l'aspettavi questa? Bello. Nel film c'è un episodio divertentissimo che quando Zero fa il provino alle 2 del mattino su Skype. Qual è stato per voi il vostro provino più strano che avete mai fatto? Attenzione. Io vedo un po' su questo scandalo. Tocca fare nomi e cognomi e non è carino, non capisci? Caglio, Sempronio, animali, come fa Zero Calcare usa nomi di animali. Ma questo è stato abbastanza strano, comunque. È perché ne abbiamo fatti una marea. Io il primo provino che ho fatto Emanuele, sono entrato e c'era Emanuele in mutande con delle mele in mano che mi guardava. Scherzo. No, io non credo di aver fatto provini bizzarri da raccontare. Se l'ho fatti adesso l'ho rimossi, lo ricordo. Simone, invece, com'è stato per te interpretare un personaggio reale, vivente, che stamattina era in proiezione? Chi è? Zero. Michele. Ma io non ho interpretato Michele Rec, però. Il suo personaggio. Il suo personaggio, secondo me, è una cosa ben diversa. Mm. Cioè, se leggi Zero Calcare, poi non puoi avere la pretesa di conoscere a fondo certo, Michele è vero. Rec. Quindi io ho conosciuto a fondo Zero Calcare fumetto perché l'ho letto, l'ho sempre letto e da là sono partito poi. Cioè quello che mi ha passato dalla lettura, quello che mi è arrivato, soprattutto a livello emotivo. E quello ho cercato poi su quello ho cercato di lavorare e di trasferire. Nel film si parla tanto del concetto di nostalgia, ma anche di ansia con il personaggio dell'armadillo, del fatto che se tu vorresti tanto che una cosa vada bene, quella cosa andrà sicuramente male. Come vi rapportate voi generalmente nella vita con quella che è la profezia in realtà dell'armadillo? Se ci credete che qualcosa vorrei tanto che vada bene, invece poi. Guarda, per quanto mi riguarda questo è la mia sindrome principale, cioè io vivo schiavo di questo meccanismo, tanto che io non dico nulla di quello che devo fare, ma neanche se devo andare al cinema stasera, non te lo dico perché se te lo dico non succederà.
faccio pure succede io, proprio le cose inutili, da quelle inutili a quelle vitali, campali della vita. Quindi io non praticamente sono una persona infrequentabile perché non parla di niente. Tutto il passato. Sì, dove vai in vacanza? Solo di cose fotografate, di cui ci sono foto o video documentabili. No, anche io tendo, diciamo, a parlare solo se le cose sono fatte, insomma. È una sorta di scaramanzia, no? Anche se non sono scaramanti, però si dice che la scaramanzia porta sfiga. Diventa meta scaramanzia. Io sono proprio pessimista, cioè, quindi per me qualunque cosa è destinata proprio a andare male. È come nel fumetto, che lui dovrebbe dichiararsi, pensa di dover aspettare, alla fine quando potrebbe dichiararsi è troppo tardi. Io vi faccio un'ultima domanda. Ma per voi, no? Il concetto di zombie, di che scuola siete? Cioè, per contagio oppure no? Si esce fuori dalla tomba? O il meteorite? Beh, sono teorie tutte molto interessanti. Io, contagio. La maggior parte dei film o dei telefilm o dei fumetti che riguardavano zombie, ho sempre visto che il contagio era... cioè, bisognava stare attenti, cioè, a non toccarli, sì, insomma. Si parte con la mononucleosi in genere. E poi c'è questa deriva qua zombie che bisogna... Scuola Romero? No, io ti vorrei rispondere con la terza via, quella suggerita dal film, ma insomma mi sembra una caduta di stile così, ma era servita un piatto d'argento. Che però sulle canarde andava benissimo, era perfetto. Sì, esatto. Come se fosse. Come se fosse fregna. Grazie mille, ragazzi. No, grazie a te. Questa è la più bella di tutte. I zombie sono quelli che odiano l'aglio, no? No, quelli sono i vampiri. I vampiri sono ricchi e fascinosi. Invece i zombie sono proletariato. Quanti anni c'hai te? 27. Non è meglio la fregna, no?